Ciao ragazzi, eccoci qua. Finalmente siamo arrivati al forte, Forte Monteratti. Minchia, guardate qua. Ci siamo fatti un culo ad arrivare qua. 564 metri di coso. Sì. E c'è Forte Monteratti, vedete c'è scritto. E lì c'è scritto, non so se si potrà anche avvicinare, non so neanche come si fa lo zoom. No. E qua c'è l'entrata. Entriamo. Vabbè, poi se vuoi fare una live tu dopo. Occhio. Occhio qua e fa un volo. Parla forte. No, qua c'è molto fango. E fu un forte verso il 1700, quindi fine seconda metà, come ho detto, fu ripreso durante i moti rivoluzionari del 1848, poi fu un periodo di guerra dei partigiani che vennero qua contro i tedeschi. Quindi questa è la parte storica, Questo intanto c'è tanto fango, vedete qua, vedo un po' di... non va, possiamo iniziare a esplorare dove vuoi. Ah, lì, vedete, sono degli archi ancora. Qua c'è un po' di... sono le vecchie anche cose. Bisognerebbe anche andare un po' dentro. Vedete? Comunque, poi mi scagnare ci farà una cosa mistica invece del posto. Ah, vedete, vedete qua? Vedete, tutto, questo qua è tutto in guerra, si usava tutta la seconda guerra mondiale. I partigiani venivano qua. E io stento a credere che i tedeschi venivano fino a qua, perché se ci siamo fatti il culo noi, perché devono venire loro per il cazzo, cioè. Giusto. giusto. Ah, ci sono delle, credo, delle scale. Aspetta. Ah, guarda, fai una ripresa così. Se vuoi aggiungere qualcosa, comunque penso che lo dirai là tu, magari la parte più esoterica, diciamo, che questo è il luogo di sedute spiritiche sataniche. Questo lo sanno tutti. Se vediamo qualche simbolo strano lo faremo vedere, giusto? Giusto. Tu vuoi dare un commento, vuoi aggiungere qualcosa? No, per ora no. Qua è tutto dentro il forte. Guarda, non mi ricordo come entrare bene dentro perché non vengo da anni qua. Comunque questi sono i veri urbe, non che c'è gente che crede di farlo e si va a cacciare senza niente, imbragature, senza niente. Bisogna essere sicuri, capito? Ah, vedete anche qua, queste sono tutte depositi che loro ci mettevano le armi e tutto. I partigiani venivano qua, si nascondevano e anche nei moti rivoluzionari venne usata anche contro gli austriaci verso il 1700 qualcosa, un famoso Balilla che era un ragazzino che tirò un sasso contro gli austriaci e fece scoppiare la rivoluzione di Genova contro gli austriaci. Infatti lì c'è anche delle scale, vedi? Ci sono delle scale all'interno che dovremo secondo me dopo entrare. Questo All'interno. facciamo dopo. Dopo, esattamente, faremo un video dopo dentro. Quindi niente, guarda, procederemo. Dopo faremo altri video dove faremo vedere un po' l'interno. Va, Eccoci qua ragazzi, sempre nella cosa abbandonata. Queste erano le vecchie carceri, guardate là. E adesso noi stiamo andando avanti piano piano. Qui lì dove si mettevano quei fucili e sparavano, quindi i boccaccioni, come si chiama la specie, quelli piccolini, ma c'è un po' di forte. Che dire ragazzi, questo qua è roba da film horror, giusto? Qua, io veramente di sera qua non so come la gente venga qua di sera, di notte. Ah, qua è franato, già, vedi, qua purtroppo non si può passare, cioè si può. Fai il giro lungo, spunti nel prato, ma che salto. Qua si poteva fare anche il piano Salto. Qui terzo sopra lì che è piano. franato, c'è qualcosa. Esatto, si può. Esatto. Ci sono dei vecchi, anche là delle vecchie fortificazioni. Qua è franato tutto. Ancora di più Anche dentro. qua proprio. No, no, ma va bene, piano. Poi di là ci sarà il grande terrazzone, quello che io chiamo terrazzone.
Diciamo che buona parte praticamente l'abbiamo quasi fatta, perché comunque quando esplori qua e sei lassù sei praticamente arrivato. Qua è un altro crollo, ma qua è molto pericolante, infatti bisogna stare attenti. No, non credo. Lì praticamente tutto da sotto in parallelo ti fai tu, dove prima dovevamo entrare, dovevi passare, dovevi fare tutta la strada e arrivavi e vedevi sotto. Però i pozzi sono da sotto, sono anche dei pozzi, ma sono nel giardino, credo che siano. Vedi qua, guarda qua. Bello. E qua tanta roba, ragazzi. Qua vedete qua dove si mettevano quei fucili e sparavano. E sempre qua riuscivano a sparare comunque a grandi quote. Io dubito che qualcuno. Vedi la strada, vieni a vedere. La strada, quella che dovremmo prendere una ritorsa, tutta quella, così che costeggia tutto il mondo. Qui dovrei sopra. Ma sopra dove siamo passati? Dove siamo stati prima? C'è tutta la strada, vedi tutta la strada. Dobbiamo farci quella. Comunque stiamo attenti qua, perché se sbagliamo piede non ci arriviamo più. Qua comunque ci sono state. Comunque anche. Vedete? Dei rumori strani, sospetti. È vero? Ci sono dei rumori strani, ragazzi. Ci saranno degli spettri qua, è luogo di infestazione qua, ve lo vogliamo ricordare, gli spiriti maligni che ci sono, in quanto qua hanno fatto dei sacrifici, c'erano delle prigioni e ragazzi, quindi se non torneremo mai più, attenzione, si è spostato da solo, sì. Mamma, i rumori. Qua c'è una scritta, mi sembra figa, cosa che. Però non so se è fig UF1G5. No, questo è il numero della vocazione. Della vocazione, esatto, è un numero esoterico, esatto. La di là praticamente. A passo del diavolo. Esatto, quindi noi stiamo andando a rompere al diavolo. Qua in realtà vengono anche col motocross, a parte gli scherzi, vengono anche con biciclette, mountain bike, non so come cazzo fanno. E niente, noi andiamo di qua. Qua siamo arrivati. Qua siamo in fondo. Siamo in fondo da una parte. Lì c'è una seconda botola, credo. Ma noi dobbiamo tornare indietro, perché ci andiamo a sedere sul dove fanno le griglie, diciamo. Qua oltretutto è crollato, quindi. Qua era una botola o è quello? No, era un. Cos'è? Mi sembra troppo. C'erano delle scale, vedi? Ecco, ma andando da giù tu fai la scala e vai giù. C'era la scala? Sì, c'era. Sembrava troppo quadrato. Sì, c'è un pezzo di putrelle. Vedete qua dove mettevano i fucili? Qua praticamente si mettevano e sparavano col coso. Sì, puoi andare a vedere sotto. Sì, sotto andremo, per forza. Scendiamo. Allora la corda? No. Non ce l'abbiamo. FLGD. Sempre non si ricordava. L'ha scritto due volte. Qua è sospetto, raga, molto sospetto. Comunque dopo vi faremo vedere. No, figa, larga, grande, dominio. Sì. Per forza. Comunque dopo vi faremo vedere l'altra parte. Sì, ragazzi, sono qua con Cagnai che stiamo andando di qua. Minchia qua, ragazzi, è terrificante. E secondo me cado, mi spacco qualcosa. Se mi deve venire. No, scherzo. No. Io non sono come gli altri. Sono meglio. Fino a domenica sei immortale. Sono immortale fino a domenica. Poi farò gli anni e sarò morta. Che c'è? No. Ah, mica, sei lì che guardi, che cavolo. Cioè. Sento rumore. Sì. Violenza. Oddio. Si è mossa da sola la pietra. Allora qua, quando si è attaccato sul muro.
mancato. Una persona. Secondo me c'era un crocifisso. Sì. Probabilmente. Anche secondo me. Queste devono essere le prigioni. Queste sono le prigioni. Guardate più avanti che buio, come il sole fino. Il sole filtra, guardate davanti, bellissimo il sole, però non riesco a vederlo filtrato. Vedete? L'aria, il sole che filtra avanti a noi, l'aria gelida che arriva qui, ragazzi. L'aria gelida che arriva. Questo è il sole che filtra. Andando avanti dovremo uscire. Sì, abbastanza. Forse avanti. Non lo so, c'è un'uscita di là. Però scusa, c'è anche l'altra parte da fare. Infatti io avrei fatto più l'altra e poi dopo qua. Era più spaventoso l'altra. Tanto per dopo. Ah. No, non è vero. Aspetta che non ci voleva andare. Allora, cazzo. Oh, vedi che usciamo di qua. Siamo all'entrata. Non sono come gli altri, sai. Guarda. Stiamo costeggiando l'uscita. Ah, è lì, c'è. Certo. L'ultimo pezzo. Le scale. Alle scale piace cambiare. Wow. Altri cagnai che prova a passare. Nel caso c'è un pazzo, il primo che viene ucciso è lui, perché è il primo. Se invece ci viene a prendere qualcuno di spalle. È il primo, sono io a sto caso. Ah, non sto sparando. Però occhio, perché in mano c'ho qualcosa che se in faccia non è molto bello. Prendo solo in faccia. Non visto adesso che c'è. Non so se ti conviene spaventarmi. Comunque le vere prigioni non sono. Questa è l'uscita. Ma no, non è la prigione questa. Le prigioni vere sono di là. Secondo me. Qua dove eravamo. Prima noi eravamo sopra. Noi eravamo sopra. E adesso siamo praticamente all'uscita. Sì, no, è l'uscita siamo praticamente. Poi credo di sì. C'è tutto di qua, vedi? Sì. Occhio al fango. Qua c'è buio, ci vuole una torcia. Cosa faccio? Pochettino, anche se no cazzo va. Ma scusa, l'altra parte non ce n'è più, allora rimane l'ultimo pezzo. Quando abbiamo fatto quello possiamo andare. Possiamo andare. Sì, no, dietro, ma se c'è qualcosa lì dietro. Ma c'è il tuo, scusa. No. No, che cazzo me ne frega. Minchia, sono inciampato su sta ramo. C'è niente qua. C'è l'uscita. È uscita. Ah, c'è dentro. Ah sì, di là è un'altra, niente, lì è chiuso. Lì è chiuso, praticamente niente, è chiuso. Siamo indietro. Niente ragazzi, prima vediamo. Andiamo. Sì, dove andiamo prima? Vi do appuntamento al prossimo video. Oh ragazzi, eccoci in un video. Prima ho fatto una live. Adesso dobbiamo scendere piano piano, perché sai com'è. E abbiamo visto il forte, ci piace. Abbiamo fatto un bel po' di video. Abbiamo visto un signore, l'unica presenza vitale che c'era, un signore con in bici che ha 63 anni. C'è una voglia ancora di venire qui in bici. Quindi ragazzi, un applauso al nonno Geppetto che viene in bicicletta.
se mi appoggio il petto però effettivamente. E quindi che dire, io come al solito. Ehi signore, la posso chiamare nonno? Eccoci ragazzi, quella è la cappelletta dei cacciatori. Prima abbiamo visto il nostro ciclista per due volte e quindi ora ci dice una strada sconosciuta che non sappiamo dove vada, però non la prendiamo perché dobbiamo andare a casa. E, lì su eravamo lì noi, vedete, vi sto facendo riprendere, e eravamo su a 564 metri e ora andiamo verso Casina. E tanto vedi, c'è lui che è stanco, anche noi siamo stanchi. Siamo al finale, lì c'è la torretta, ma non si può, cioè si può entrare, ma noi siamo troppo stanchi, poi ci sono dei tossici là. Questo è Cagnai che ci vuole salutare. Poi dice le ultime frasi, diciamo così, l'ultimo. È la fine per me. La fine per te. L'ultima cosa conclusiva di questo gita, che sono esattamente le 5 qualcosa, 5. E l'ultimo panorama. Quasi 5 ore. Quasi 5 ore di cammino più o meno, esplorando tutto. Questo video uscirà in due parti e basta. La prossima volta cammino via Asiago. Via? Santa Asiago, che è? Non lo so cosa è Santa. Il cammino di Santiago. Che sono tipo 200 km con varie tappe. Una volta però quello in più video. Volante, tra l'altro stranamente è durata la mia videocamera, quindi ragazzi. Quindi attenzione, lì forse c'è un ultimo forte, ma non si può entrare. Quello là è forte questo, ma non si può. E lì c'è tutto righe, quello lì dovrebbe essere forte Begato. E tutti gli altri forti di là, quelli non li abbiamo ancora filmati. La prossima volta ci faremo il culo di più. Andiamo a righi. Esatto. Vedremo. Niente, quindi grazie per comunque vedere questi video. Se non li vedete, ame. Acros a prendervi a casa, Acros che è il migliore di tutti i youtuber del mondo. Alla prossima ragazzi, ci sono anche le cuffie che scoprono. Addio, ciao.